essere una ragazza al liceo. Bisogna tenere sotto controllo gli ormoni e avere una vita sociale interessante. E poi ci sono alcune che, beh, richiedono molta attenzione nel momento in cui entrano nella stanza. Viene l'assemblea oggi? Ah? Ho un autografo. Essere una ragazza è difficile. Continua a guardare per scoprire esattamente cosa vuol dire. In pratica, ci vuole un'ora intera per apparire perfette. E per trovare il rossetto giusto? Beh, questo può richiedere molto più tempo. Sicuramente deve essere sulla tonalità del rosso. Vediamo. Cosa sono, un clown? Forse una tonalità sul viola andrebbe meglio. Questo è peggio dei primi due messi insieme. Per le ragazze anche le decisioni più piccole possono essere impossibili. Ma mi sembrano tutti uguali. Aspetta. Questo è quello giusto. Finalmente sono riuscita a prendere una decisione. Ma a quale costo? Non sapevo nemmeno di avere tutto questo. Ho bisogno di una salviettina struccante, tipo adesso. Avanti, togliti. Ma cosa ho fatto? Gah! Ho qualcosa nell'occhio. Mi serve uno specchio. Perfetto. Se solo potessi vedere cosa sta succedendo. Sì, le ciglia, lo sapevo. Beh, già che ci sono, devo approfittare dello specchio. I denti sono puliti. Ma quella è una caccola? Dai! Oh mio Dio! Signorina, cosa sta facendo? Comportati come una modella, comportati come una modella! Non c'è niente di meglio che essere pigri ogni tanto. Chi mi sta scrivendo? Ma è così tardi! Sul serio? Non sono dell'umore giusto. Come la maggior parte delle ragazze, Betty sa come trasformarsi in un solo secondo. Solo un po' di cipria. E il mascara è essenziale. Oh, solo un tocco di colore qui. Oop. Ma è quando si toglie lo chignon che avviene la magia. Devo pettinarmi questa criniera e sbarazzarmi della felpa. Non male, direi. Resta solo una cosa da fare. Fingere che siano sempre così. Ah, ma sembra così naturale. Ecco. E in un battibaleno si torna all'ozio. Ancora? Ah, certo. Ora posso abbuffarmi in pace? Hai mai avuto la sensazione di non essere sola? Sfortunatamente Lana è troppo concentrata sul suo telefono. Buh! Il mio telefono! Oddio! Non lo ritroverò mai più! Questi cuscini tendono ad inghiottire tutto. Com'è finito lì dentro? Come starei con i capelli biondi? Direi che la parrucca è tua. Che cos'è questo? Il mio gusto preferito? Ne vuoi? Continuiamo la ricerca, ok? Ci sarà una fine prima o poi, o no? Come ci è arrivato questo qui? Direi che sei stata tu, Lana. Va bene. Torniamo al telefono. Ah? Penso che sia una... scarpa? Ed è puzzolente! Accidenti, Betty, che schifo! Boh. Vediamo. Ah! Stai bene, Betty?
Sto bene. Almeno credo. La prossima volta sarò più gentile. La mia bottiglia d'acqua! La stavo cercando dappertutto. Devo essere vicina. Sì! Pensavo di averti perso per sempre. Sì, vabbè. E io prendo questa. Ti stai aggiornando sulle tendenze, Lana? Wow! Potrei farlo anch'io! Ricetta maschera viso magica. Credo di avere questi ingredienti. Ho solo bisogno di alcuni chicchi di caffè, zucchero e beh, prenderò tutto. Bene, la spa di Lana è pronta. La mia pelle sarà favolosa. Iniziamo con alcuni chicchi di caffè. Mi sembra di preparare una pozione. Puff. Ora un pizzico di sale. Ok, una bella manciata. Tutto in nome dell'esfoliazione. E per essere belle, sprinkles arcobaleno. E non possiamo dimenticare quelli al cioccolato. Sì, e aggiungiamoli. E infine, cacao in polvere. E solo un po' di magia. Bene. È ora di fare un giro di prova. Certo che non comprerò più maschere costose, visto che ora posso crearne di mie. Sento che la mia pelle sta già meglio. Sì, ora è il momento di rilassarsi. Sono già passati 20 minuti. Non vedo l'ora di vedere se la mia pelle è liscia. Solo un po' di acqua tiepida. Ah! Che cosa? La mia pelle! Via, va via! Non sapevo che il cioccolato potesse macchiare la pelle. Sapevo che sarei dovuto andare dall'estetista. Mi serve una pulita. No, ma non funziona. Ne sei sicura, Lana? Ho rovinato la mia pelle. Vestirsi per una festa può essere divertente. E anche se i capelli ti stanno bene, potrebbero darti troppo fastidio. Ciao a tutti, io me ne vado. Ah, com'è bello essere a casa. E la prima cosa da fare è togliere queste fastidiose forcine. Ma guarda quel coso! Mi sento già molto meglio. Magari non sembra, ma dentro un normale chignon ci possono essere fino a 1000 forcine. Com'è possibile che tutte quelle cose entrino lì dentro? Finalmente! I miei capelli sono liberi. E sai cosa significa? Posso mettermi il pigiama? Wow! Penso di aver dimenticato l'ultima forcina. Del resto un po' bisogna soffrire, giusto? Dunque, in quanti di questi sketch sei riuscita a immedesimarti? Certo che essere una ragazza può essere una vera sfida, eh? Ci siamo scordati qualche divertente ma frustrante problema femminile nel video? Lascia un commento sotto e faccelo sapere. E mi raccomando, condividi questo video con le tue amiche per farle divertire. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube in modo da non perdere mai nessuno dei nostri video. Li hai già visti? Allora datti da fare!